Ma ti dico, sono da una parte felice, da una parte no, senza guardare troppo il risultato, perché secondo me abbiamo fatto un primo tempo di livello veramente alto. Inspiegabilmente eravamo sotto nel punteggio, sinceramente sul gol di Corno non potevamo fare niente, si è inventato un gol da giocatore di categoria superiore qual è, però noi abbiamo creato tanto, abbiamo giocato veramente, veramente al calcio. Nel secondo tempo invece, pur facendo subito l'1-1, secondo me non abbiamo fatto una partita importante dal punto di vista del palleggio, che dovevamo avere assolutamente più pazienza e più raziocinio nel cercare le soluzioni offensive che la Caronese ci poteva offrire, ossia cercare di giocare con calma, andare sugli esterni e riempire l'area, come effettivamente poi è capitato anche sul secondo gol. Quindi dovevamo essere un po' più calmi, un po' più tranquilli e gestire meglio il pallone. Poi andare a commentare un 2-2 così è difficile perché comunque io ricordo due tiri da Caronese, due gol. Bravi loro e cinici a sfruttare le nostre disattenzioni. Sono molto arrabbiato per il secondo gol preso perché è una ripartenza dalla loro area senza che noi riusciamo a fare un fallo, comunque dove non ci comportiamo bene con la linea difensiva, potevamo compromettere un risultato. Sono stati bravi a rimediare subito.